continua a preoccupare un po' su tutto il territorio nazionale la situazione e il destino degli stabilimenti ex Ilva, anche ovviamente quello di Racconigi. Attualmente qual è la situazione, lo stato dell'arte? Allora, la situazione su Racconigi non è diversa da quella che, come dire, l'impronta che c'è sul piano nazionale. Racconigi è uno stabilimento che vive di attività che naturalmente arriva dai siti di Taranto, di Genova. Come voi sapete, Racconigi non ha i forni ormai da molti anni, è sostanzialmente un tubificio. Tenete presente che a Racconigi, così come negli altri stabilimenti del gruppo, dal 2018, l'anno in cui fu fatto un accordo strategico, non è stato fatto nessun tipo di investimento. Dovevano arrivare circa 2 milioni dell'investimento globale su Racconigi, ma come dire, non è stato fatto sostanzialmente nulla. Racconigi era uno stabilimento che nel 2018 contava ancora circa 150 addetti, oggi siamo poco sotto i 100, quindi ha perso una cinquantina di unità, che naturalmente sono lavoratori che se ne sono andati, si sono ricollocati altrove, chi più e chi meno, sulla base sull'onda del fatto che, come dire, non si vedevano prospettive. La situazione all'interno è una situazione in cui gli impianti sono al lumicino, abbiamo problemi perfino a reperire il gasolio da mettere nei muletti, e nell'unico muletto che è rimasto, che serve a spostare, diciamo così, il materiale tra un'attività e l'altra, e per cui, come dire, Racconigi davvero ha necessità urgente di essere rilanciato, diciamo nel perimetro di quella che è una discussione che si consuma a livello nazionale. A livello nazionale, come voi sapete, c'è stato l'ultimo incontro, il penultimo incontro, c'è stato un incontro tra governo e ArcelorMittal. In quell'incontro i Mittal avevano affermato la indisponibilità a reinvestire, a mettere soldi per poter fare le attività che tra l'altro avrebbero già dovuto essere state fatte. Il governo ha chiesto di poter portare la sua quota, una quota di maggioranza per un cambio di governance, ma anche su questo i Mittal si sono, diciamo, dichiarati indisponibili. A quel punto la valutazione che abbiamo fatto è stata una valutazione di grande preoccupazione, perché è evidente, noi è da anni che lo diciamo, gli investimenti andavano fatti a partire dal 2018, dovremmo essere nella condizione nella quale Taranto dovrebbe avere l'alto forno 5 già in partenza, la decarbonizzazione non è stata fatta, non ci sono stati investimenti da nessuna parte, compreso quello di Racconigi. Oggi, a fronte dell'esito negativo, anche il governo ha registrato quindi una, diciamo, indisponibilità da parte dei Mittal. C'è stato poi un ulteriore incontro tra sindacato e governo nella scorsa settimana, dal quale, come dire, abbiamo registrato che siamo a un passo dall'assunzione di responsabilità da parte del governo, che ritiene che sia necessario prendersi il controllo dell'ex Ilva. Naturalmente giovedì ci sarà un ultimo incontro, e in quell'incontro vedremo l'evolversi della situazione. Da quel che si legge, da quel che si apprende, il governo sta lavorando per evitare, e questo è quello che è stato detto anche a noi all'incontro che abbiamo avuto, per un'uscita da parte dei Mittal, evitando, diciamo, la strada legale, e anche questo, come dire, riteniamo sia un fatto importante. Perché? Perché se si va verso una, diciamo, una questione legale, sappiamo che le questioni legali durano a lungo e noi, certo, non abbiamo molto tempo a disposizione, perché, come dire, il gruppo ex Ilva, le Acciaierie d'Italia, comprese Racconigi, non sono nella condizione di dire è troppo tardi, ma sicuramente siamo molto in ritardo e bisogna affrettarsi, perché quelli sono impianti, diciamo, che poi se si fermano è difficile fare ripartire. Vabbè. Ecco, le vostre prerogative, le vostre richieste sindacali attualmente quali sono? Guardate, per noi sono fondamentali la garanzia occupazionale su tutto il gruppo, è indispensabile che arrivino immediatamente degli investimenti che agevolino la transizione, serve la salvaguardia occupazionale, e serve rimettere, diciamo, come primo punto la sicurezza e l'ambiente nelle questioni strategiche, su tutto quello che c'è da affrontare. Questa è, come dire, in todos quella che è la richiesta sindacale, che vale sul piano nazionale e che vale naturalmente anche per noi. Certo.